Siamo qui nel campo Cogepar con Aldroandi Nicola, che è, diciamo, si trova con tanti ragazzi che stanno facendo allenamento di rugby. Di cosa si tratta? Si tratta di un camp che la Federazione Italiana Rugby organizza tutti gli anni in diverse sedi. È rivolto a delle annate specifiche. In questo caso sono nati 2010-2011, è stata scelta l'Abruzzo come regione, e infatti vedete che ci sono anche tutti la regione Abruzzo, appunto perché si cerca di aprire una nuova strada, una nuova collaborazione con l'Abruzzo, con la rinascita poi del rugby L'Aquila, che ha avuto in questi ultimi anni alcune vicissitudini un po' travagliate. E, tant'è che domani poi saremo a fare allenamento allo Stadio Fattori, dove c'è anche la Nazionale Italiana Rugby. Questi sono camp, appunto, come dicevo, rivolti a queste età specifiche, sono aperti a tutti, quindi si va a iscrizione. Abbiamo una rappresentanza un po' di tutto il centro Italia, sono ragazzi molto giovani come età e quindi arrivano da zone limitrofe. E niente, l'anno scorso è stato fatto in Trentino e quest'anno invece la proposta è venuta sull'Abruzzo, appunto per le sue tradizioni rugbistiche. Gioco! Bravissimo, gioco! Partito di ieri, toccato, gioco, guardatevi il pallone! Gioco! Rapido, toccato, gioco! Gioca! Bene questo, ok, toccato, gioco! Ecco, quindi comunque oltre allo sport state conoscendo anche altri posti qui del Gran Sasso. Sì, abbiamo la proposta, chiaramente non è solamente sportiva, tecnica, anzi è molto più polivalente, multidisciplinare, diciamo, e quindi a parte chiaramente l'evidente socializzazione, che tant'è che togliamo anche i cellulari, le lasciamo un'ora al giorno ai ragazzi, appunto perché vogliamo che socializzino e si strutturino delle relazioni sociali alle quali non sono più abituati i ragazzi di oggi. Proponiamo però quindi attività multidisciplinari sul campo, quindi non solo rugby, oggi c'è il preparatore motorio che fa delle attivazioni diverse. E poi fuori dal campo alterniamo dei momenti in cui andiamo anche a fare delle escursioni, e quindi ieri l'altro siamo stati a San Pietro della Jenca, esattamente, partendo da Sergi, quindi tutto il percorso a piedi, e oggi, poiché la funivia è ancora chiusa, non è ancora agibile, abbiamo optato per il Parco Avventura Gran Sasso, che qua sempre attività interessanti, che comunque, esatto, insomma, variano un po' la proposta, e anche i ragazzi chiaramente si sono molto più interessati, e variamo così, anche cerchiamo di tenere un po' sempre. Quanti giorni siete? Stiamo qua una settimana. Ora siamo alla fine perché sabato questo ripartiamo, quindi abbiamo l'ultimo allenamento qui domani saremo al Fattori, domani pomeriggio, e sabato mattina sempre al Fattori facciamo una partitella interna tra di noi e poi chiudiamo con il classico terzo tempo, e poi ognuno ritorna alle proprie sedi. Dove siete? Qui a Fonte Cerreto? Siamo a Fonte Cerreto, sì, all'Hotel Fior di Gigli. Sì. Abbiamo scelto questa come base, diciamo. Ottima scelta. Vi siete trovati bene comunque molto, questa settimana? Sì, molto. Sì. Molto, molto ospitali, molto gentili, attenti alle esigenze di tutti i ragazzi. E ci siamo trovati bene, insomma, poi anche la location in generale, insomma, è di valore, anche naturalistico. Anche per noi che le accompagniamo è molto tranquilla, e quindi siamo in un ambiente tranquillo e sicuro, che è importante, insomma.